Buonasera e ben ritrovati a Vite d'Atleta. Ritorniamo a parlare di snowboard e ritorniamo a parlare di snowboard al femminile. Ho grosso piacere di ospitare quest'oggi Corinna Boccaccini. Buonasera Corinna. Grazie, buonasera. Grazie per aver accettato l'invito. Insomma, ti trovi qui a Livigno con il resto della nazionale italiana di snowboard, delle discipline alpine, per un mini raduno. Vi ho acchiappato sulle piste, ti ho chiesto gentilmente se riuscivi a ricavare una mezz'oretta per noi, ci sei riuscita, grazie ancora. Grazie Dunque, raduno qui a Livigno, come vi trovate innanzitutto? a voi. Sì, la pista di oggi era strepitosa, era bellissimo, ci siamo allenati la mattina presto e siamo arrivati che era ancora buio. E poi già al primo giro c'era questo spettacolo pazzesco dell'alba in pista, la pista tirata perfetta, è stato veramente bello. E abbiamo questi 3 giorni di allenamento qui. Poi la squadra si sposterà a Rogla a fare la Coppa del Mondo in Slovenia e poi proseguirà col calendario di Coppa Europa o di Coppa del Mondo, insomma. Corinna, dici si sposterà perché tu non farai parte del gruppo? No, purtroppo le prime gare della stagione non sono andate molto bene, pertanto seguirò il circuito di Coppa Europa da ora in avanti. Purtroppo perché ho avuto un problema di salute l'estate scorsa e ho iniziato tardi rispetto agli altri, ho iniziato a novembre, con scarsa preparazione. Purtroppo i risultati non sono arrivati, non potevo aspettarmi grandi successi, però ci proviamo ancora. Beh, ci mancherebbe la tua passione. Sei nata snowboarder oppure praticavi qualche altra disciplina da più piccolina, da più giovane? Fino a 15 anni ho fatto gare di sci. Ero nel comitato, Sci alpino. sci alpino, facevo più che altro gigante slalom, pochi super G ho fatto, ancora quando gli sci erano belli dritti. Sì, dei pezzi di legno. Esatto, e poi mi sono rotta il ginocchio in una gara e mio fratello che già faceva gare di snowboard ed era già campione italiano, junior, mi ha detto: prova con lo snowboard, che magari sai, hai i piedi bloccati sulla tavola e non hai problema della torsione, e magari ti trovi bene. Così allora abbiamo provato una domenica e da lì non ho più mollato. È stato difficile il passaggio? No, io ho provato subito con la tavola hard, perché mio fratello faceva quello e mi ha prestato la sua tavola per provare. Diciamo che probabilmente uno che ha già una certa attitudine sugli sci, gli riesce più facile passare allo Certo, snowboard. certo. Quale componente, se c'è, accomuna le due discipline? Ma sicuramente il fatto di sentire la lamina in curva, il fatto di tirare le curve, la velocità, la gestione delle forze nei tracciati. Certo. Le discipline sono molto simili. Per anni abbiamo avuto anche dei problemi, ad esempio alle Olimpiadi a Torino, perché si accomunava sempre questa immagine dello snowboarder molto un po' trasandato, un po' Un verso po' free. sì, molto free, Ok. molto verso il freestyle comunque, quindi con un abbigliamento anche un po' molto giovanile così. In realtà le discipline che facciamo noi di gigante slalom sono molto più simili allo sci alpino, che allo snowboard freestyle Certo, proprio. certo. Se non ricordo male, sino a qualche anno fa, o magari tu mi correggi, esiste ancora, nel mondo ci sono due federazioni. Sì, fino a tanti anni fa. C'è stato il passaggio nel 98, quando lo snowboard è stato inserito come disciplina olimpica. La federazione che non poteva fare qualificazioni per le Olimpiadi è praticamente finita. Poi con l'era delle Olimpiadi per lo snowboard insomma, la specialità si è accomunata tutta sotto un'unica federazione. La prima Con la Olimpiade FIS per lo snowboard fu? 98, Nagano. Quindi Lì Nagano. c'era gigante in due manche e halfpipe. Negli anni poi sono stati inseriti nel 2006 il border cross e nel 2014 slopestyle e basta. Slopestyle. E lo slalom parallelo, che era Esatto. solamente gigante, prima è diventato anche lo slalom Certo. parallelo. Per te la tua prima Olimpiade fu in casa, quella di Torino 2006.
Torino, che sì. Ricordo uno dei momenti più emozionanti della mia vita, forse il momento, quando siamo stati alla cerimonia d'apertura, quando è uscito Pavarotti a cantare Nessun Dorma. Ricordo un brivido, certo, che ancora quando sento quella canzone lo associo a quel momento lì e mi torna un'emozione pazzesca. L'Olimpiade è veramente un traguardo speciale, probabilmente chi non lo vive come atleta non se lo immagina nemmeno, è proprio il clou, l'apoteosi per uno sportivo. Sì, io credo che tutti i bambini che iniziano a fare sport sognano di arrivare all'Olimpiade. Perché è quello, ed è giusto, nel senso, è bello che sia così, perché deve esserci un traguardo molto importante e ci deve essere un sogno fin da bambini. Certo. Per lo snowboard, così come per il freestyle, la località piemontese olimpica fu Bardonecchia, e come andò la gara? Purtroppo lì c'è stato un grosso problema con una ragazza che aveva fatto ricorso al TAS perché non era stata inserita nella squadra olimpica e ci è esplosa la bomba tra le mani a 3 giorni dalla gara. Lei aveva fatto ricorso, ha vinto il ricorso al TAS e la federazione ha deciso di estromettere me dalla nazionale, dalla squadra olimpica. Purtroppo non potevano farlo perché c'era una sentenza che diceva che io ero dentro e mio padre in quell'occasione è stato soprannominato il papà Incredibili, perché c'era il film degli Incredibili, quel, sì, cartone animato, in quel periodo c'era il papà che doveva salvare tutto. È andato a Torino a prendere la sentenza e così hanno dovuto reinserire me nella squadra e purtroppo è stata esclusa Lidia Trettel, okay, che era stata medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Salt Lake City. Vabbè, è della serie. E quindi comunque vita mia, morte tua. Sì, sicuramente, però non era proprio il. Non eri nella. Mentalmente, sì, psicologicamente ero veramente a terra, anche perché mia madre è stata male quel periodo, ha avuto un tumore e quindi ha visto la mia prima gara olimpica da un letto d'ospedale. Tua madre, che mia però madre l'ha superata alla grande. Sì, 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 sta alla grandissima. E campionessa, qual è stata e qual è? Perché è una campionessa di? Nuoto pinato. E ha vinto i mondiali nell'80, nei 400. Quindi probabilmente lo sport aiuta poi a vincere le lotte, quelle dure, quelle vere della vita. Io credo che si aiuti ad affrontare i problemi della vita in maniera diversa, quello sì. Indubbiamente. Quindi mamma guerriera, papà lo stesso, come ci hai fatto intuire, anche tuo padre è stato uno sportivo? Sì, ha fatto un record del mondo, sempre in nuoto pinnato nel miglio marino, e quindi si sono conosciuti facendo gare e non potevano che venire fuori due figli molto competitivi. Certo, ma prima di parlare della tua famiglia, dei tuoi inizi, torniamo di nuovo alla parentesi dedicata, grossa parentesi dedicata alle Olimpiadi. Torino andò così, però a Vancouver 2010 ci arrivasti con le carte in regola. Sì, sono sempre arrivata al pelo io alla qualificazione, non ho mai avuto una qualificazione certa già molto prima. Beh, te la sei sempre guadagnata. Me la sono guadagnata, e però all'ultimo, okay, come sempre. A Vancouver è stata una gara particolare, sapevo di non essere particolarmente in forma in quel periodo e di fatto sono finita 26esima. È stata una gara non eccezionale, insomma. Ti sei però rifatta con gli interessi Sochi 2014, mannaggia, una brutta medaglia di legno, insomma, legni, sempre un quarto posto olimpico è sempre, sì, un signor risultato, però brucia ancora e me lo sogno ancora di notte. Te lo sognerai per lungo tempo. Sogno ancora, mi rivedo in quella manche e cerco di cambiare le cose. Quindi semifinale per il terzo posto, chi c'era al tuo fianco? Allora c'era una tedesca, Amelie Kober, e 13 centesimi.
li sogno ancora la notte. Insomma, disperazione al traguardo. Sì, purtroppo le Olimpiadi sono fatte anche di quarti posti, qualcuno deve arrivare quarto ed è successo a me. È stata comunque una gara bellissima, la migliore della mia vita, credo. E, fa male perché dopo tanti anni finalmente arrivi vicino ad ottenere un premio per tutti i sacrifici che hai fatto, per tutti, tutti gli allenamenti, le gare, le gare andate male, il tempo sacrificato alla famiglia e a tutto quanto, per avere finalmente un qualcosa in mano, certo, che ti ricordi che tutti i tuoi sacrifici non sono stati vani. E così non è stato, però sono contentissima lo stesso. Beh, come dici tu, simpaticamente l'hai detto, qualcuno deve arrivare quarto, toccata a te. Ovvio che comunque il ricordo di una partecipazione e di una finale olimpica ti rimarrà e penso che non lo baratteresti con nessun'altra no, cosa al mondo, no, se non forse con una medaglia, però... Ci proveremo ancora, ci proverò sempre. 2018, Corinna ci tenterai, 2018, Sud Corea, Pyeongchang, sarà della partita o meglio sarà ancora sulla tavola, ci tenterai? Spero di sì, spero che fisicamente reggerò, spero che la salute insomma, mi permetta ancora questi 2 anni di provarci ogni giorno, ogni allenamento, ogni gara. È difficile perché parto da indietro. Però la voglia c'è, ho ancora voglia di provarci e sento che mi manca qualcosa. Ora, non c'è scritto da nessuna parte che uno che è arrivato quarto a un'Olimpiade a quella successiva va a medaglia, ovviamente. Però è un qualcosa che mi è stato negato e che voglio riprovare a prendere. Davvero? Sin da ora un grossissimo in bocca al lupo, ti vediamo bella decisa, bella convinta, ci speriamo. Una nazionale attualmente italiana da Wunder Team, siete migliori al mondo, siete per ora la disciplina della FISI che ha vinto più medaglie durante questa prima parte di stagione di Coppa del Mondo, siete veramente soprattutto nel maschile uno squadrone, questo serve indubbiamente da traino anche per te, per voi sì, donne. La squadra sta andando fortissimo, i ragazzi sono molto affiatati anche tra di loro, mi piace molto la complicità che hanno Maurizio Bormolini, il vostro Maurizio Bormolini e Mirko Felicetti, perché si trascinano molto, Cip e Ciop, perché si trascinano molto l'un l'altro in allenamento sempre, si tirano a vicenda e questo è molto positivo. Positivo anche per i giovani, perché i giovanissimi, quelli della squadra B, perché li vedono comunque che hanno voglia di fare, in partenza lo sono sempre molto positivi, hanno un atteggiamento molto costruttivo per l'allenamento. Anche i non più giovanissimi, come Fischnaller, certo, e Mick, Fischnaller è sempre lì tra i migliori, è innegabile. E adesso che anche Mick Christoph è riuscito a vincere la sua prima gara, certo, è stato molto importante per il movimento italiano. Tutto questo è molto importante per lo snowboard italiano, perché è una disciplina straordinaria, è difficile, però è anche difficile che la gente si appassioni. Per cui questi risultati aiutano sicuramente il nostro sport. Uno staff tecnico anche, da quello che si può intuire dall'esterno, molto presente, molto attenti, tra le cui fila milita anche il nostro Rudy Galli, sempre di Livigno. Insomma, siete una piccola famiglia, ma dai grandi risultati. Sì, lo staff tecnico mi piace molto quest'anno, anche perché con Rudy Galli e Meinhard Erlacher, i due allenatori, siamo tutti e due stati ex atleti, tutti e due rivali. Quindi... Siamo stati in squadra insieme dal 2001 fino al 2014 con Meinhard, e anche loro sono sempre stati molto amici, erano sempre in camera insieme ed è bello come questa coppia, che era la coppia di amici che erano atleti, si sia trasformata in una ottima coppia di tecnici adesso, perché comunque anche loro hanno sempre avuto molta complicità in quello che fanno e adesso la stanno trasferendo nel loro modo di lavorare.
il DT Cesare Pisoni, insomma, ha vita facile, quindi. Sì, poi anche la squadra di Border Cross, so che sono in allenamento e stanno andando molto forti anche loro. Anche i risultati dal freestyle stanno arrivando, con lo slopestyle c'è la Silvia Bertagna, sì, che sta andando molto forte, anche i ragazzi. Lo snowboard italiano sta andando molto bene. Un bel movimento quello dello snowboard azzurro femminile, Corinna? Tradizionalmente è molto forte la squadra femminile, dal 2000, ma in realtà già agli inizi c'era Marion Posch, che ha vinto la prima medaglia d'oro ai mondiali a San Candido nel 96. La prima medaglia di snowboard alpina è stata italiana con Marion Posch, e poi comunque si sono susseguiti un sacco di podi, ricordiamo anche lo storico podio completamente al femminile, completamente italiano, in Coppa del Mondo a Plan de Coronas con Marion Posch, Lidia Trettel e Carmen Raniger. Tanti podi, anche la Nadia Ochner, la mia compagna di squadra, ha già fatto due podi in Coppa del Mondo, e manco io. E forza e coraggio. Ho collezionato tre quarti posti e un quinto. Dai che sei vicina e ce la fai. Nel tuo palmarès comunque un titolo di campionessa del mondo juniores. 2005. Ottenuto? Sì. È una bellissima giornata, quella ricordo veramente una bellissima giornata a Zermatt, in Svizzera. È la giornata mia e del mio papà, quella lì, sì. Come mai? Se possiamo? Perché mio padre mi ha sempre seguito in tutte le gare, quando ero ragazzina fino a 2005-2006, poi comunque anche lui era sempre molto impegnato col suo lavoro e ha fatto i tripli salti mortali per seguirmi. Però quella gara lì veramente era una giornata speciale, perché eravamo io e lui. E c'era Rudy Galli in partenza, quello lo ricordo perché lui non era più junior. Ed era venuto ad accompagnare il comitato lombardo, Certo. e quindi al comitato Alpi Sì, Centrali, sì, sì. ed era venuto in qualità di allenatore, e solo che poi alla fine ero rimasta io, lui è rimasto in partenza con me a farmi da coach, da motivatore, e abbiamo vinto quel giorno lì. E quindi quando quest'anno è stato nominato secondo allenatore, ero contentissima, perché ho detto, ah, magari riusciamo a ripetere quella giornata. Dai, veramente speriamo. Di nuovo nel tuo palmarès anche un oro durante le Universiadi. Bene, sono Sì. Sì, risultati che fanno ho carriera. iniziato con l'università nel 2003, ero ancora al liceo e ho fatto la prepista perché erano le universiadi a Tarvisio, Tarvisio. quindi erano vicino a casa, e sono andata a fare la prepista. 2005 bronzo a Innsbruck, all'Universiadi, e nel 2007 sono riuscita a vincere, sempre a Bardonecchia, dove l'anno prima c'erano state le Olimpiadi, Certo, quindi certo. proprio a me quel posto piaceva. Purtroppo ho fatto tempo a diventare troppo vecchia per partecipare alle Universiadi, prima ancora di laurearmi. Perché comunque hai frequentato? Sì, mi laureo a marzo. Il 17 Complimenti. finalmente finisce questo lungo iter Iter. scolastico. Beh, non è da tutti comunque conciliare le due cose. Purtroppo è molto difficile, sì. In Italia, in particolar Sì, modo. è brutto da dire, ma in Italia non ci rendono le cose facili per noi atleti che vogliamo portare avanti comunque un percorso di studi anche. Certo. Purtroppo chi si siede su questa sedia, con tutti i miei ospiti ne parliamo, nessuno mi ha mai detto, in Italia la scuola ci ha mai aiutato per poi arrivare ai livelli massimi. La scuola ha sempre un po' messo i bastoni tra le ruote, questo è davvero una grande pecca del Ma sì, sistema italiano. è un Corinna, peccato. quindi diventerai dottoressa in? E Scienze politiche. bravissima, e complimenti di nuovo. Grazie. Sei di Udine? Sì? Cresciuta a Udine, da Nata e cresciuta a genitori, abbiamo Udine. detto, genitori sportivi. Come mai dall'acqua della piscina di due nuotatori, no, del nuoto pinnato, tu sulla neve, te e tuo fratello? Perché io e mio fratello non potevamo stare a contare le piastrelle in piscina.
Italia. Purtroppo io e lui dovevamo stare all'aria aperta. Ed è vero. E dovevamo per forza andare fuori. Quindi sin da piccolini tutti e due sugli sci e sulla neve? Sì. Sì, da sempre, da quando avevamo 3 anni. E siamo sempre stati sugli sci. Ne abbiamo combinati di tutti i colori, il mio fratello. Mio papà ricorda ancora certi episodi quando passavamo in coda agli ski lift sotto le gambe delle altre persone che aspettavano. Certo. E ci rincorrevamo sulle piste, facevamo i salti di boschetti, di tutti i colori abbiamo combinati. Beh, insomma, una bella infanzia vivace. Sì, ci siamo divertiti e i sacrifici che mio padre ha fatto per portarci a sciare da Udine. Ogni giorno dopo la scuola ci veniva a prendere, ci portava a Tarvisio, 90 chilometri. Ah, non è poco. Per fare 2 ore di allenamento e poi riportarci a casa. Beh, l'importanza della famiglia. Sì, sì, assolutamente. Cioè, se non ci fosse stata la passione dei miei genitori, sicuramente non avrei mai avuto i risultati che ho avuto. Certo. Corina, la tua bella treccia bionda che sicuramente ti distingue nel circuito mondiale sta coprendo un pezzettino, eccolo lì, sei nel gruppo sportivo dei Carabinieri da quanto tempo? Dal 2005. Bisogna dire che io non c'è mattina in cui mi svegli in cui non ringrazio di essere nei Carabinieri, perché avere la sicurezza di un gruppo sportivo, il supporto che ti danno per poter portare avanti la nostra passione, se non ci fosse quello veramente sarebbe difficile se non impossibile portare avanti per tanti anni questo sport. Certo. Abbiamo detto che se l'Italia non aiuta a livello di scuola gli studenti sportivi, c'è da dire che i gruppi sportivi militari sono una salvezza, sono l'ancora di salvezza. Stanno facendo tanto, stanno facendo veramente tanto tutti i corpi militari, anche la polizia, forestale, guardia di finanza. È quello il modo giusto per supportare i giovani e portarli ad avere i risultati che poi come atleti meritano. Certo. Però è difficile portare avanti una carriera senza il supporto dei gruppi militari. Certamente. Un domani pensi di impiegarti poi nell'arma? Sì. Sinceramente sì, ho portato avanti tanti anni questi studi anche per poter avere una carriera come carabiniere. Vediamo insomma che cosa ci riserverà il futuro. Beh, hai le idee piuttosto chiare, complimenti. Hobby ne hai? Hobby, mi piace, sì, in realtà faccio mia mamma. Ha una fantasia incredibile e ha anche un sacco di mezzi, perché ha un sacco di macchine da cucire, per ricamare cose, e ci divertiamo spesso a inventare cose, borsette, piuttosto che qualunque tipo di cosa ci passi per la testa, ci piace realizzarlo. E quindi ogni tanto lavoriamo insieme, è un bel momento per trovarci anche, perché purtroppo non vedo spesso i miei genitori, essendo sempre in giro, e ogni tanto ci chiudiamo e cominciamo a sviluppare certe idee e lavoriamo così. Beh, un bellissimo rapporto da quello che possiamo intuire, una bella fortuna. Sì. Corina, siamo in conclusione, grazie davvero per aver accettato l'invito, per grazie averci raccontato un po' dello snowboard al femminile, e un grossissimo in bocca al lupo. Crepi, grazie. Grazie davvero. Mille. È tutto per questa sera, grazie per la cortese attenzione, vi rimando a mercoledì prossimo. Buona serata.